chiamare il bambino, non durò a lungo. Oh, perché stai piangendo, Thomas? Hai perso un'altra corsa? Non sono io a piangere, Bertie. Ho un bambino piccolo a bordo. Ciao, Thomas. Che cos'è questo rumore assordante? È un neonato, sciocchino, non lo vedi? Avete provato a cantargli una ninna nanna? Ma che splendida idea, Henrietta! Ninna nanna ninna oh, questo bimbo a chi lo do? Lo darò alla befana che lo tiene una settimana. Lo darò all'uomo nero che lo tiene un anno intero. Oh, ho davvero una splendida voce, me lo dicono tutti. Anch'io so cantare, lo sai? Oh, ninna nanna, oh, ninna oh. Questo bimbo è chi lo do? Annie, Clarabel, non è la vostra ninna nanna a calmare il bambino. Sono io! Ogni volta che Thomas doveva fermarsi a una stazione o a uno scambio, accadeva la stessa cosa. Non capisco, ma perché scendono tutti, a eccezione della signora col bambino che piange? Ora dovrà per forza scendere qui? È vero, questa è l'ultima stazione! Signore, mi scusi? Grazie. Oh. Thomas fece il giro della stazione pronto per tornare a Knapford. Il viaggio di ritorno sarà certamente più tranquillo, senza... Oh no! Di nuovo quel bambino? Non è possibile, sta ancora piangendo! Suppongo che sia ancora molto stanco, come hai detto prima, Annie. Oh, non posso crederci! Ma com'è possibile che sia ancora così stanco? Il bambino si addormentò di nuovo non appena Thomas lasciò Farquhar. Ora so cosa devo fare. Ogni volta che mi fermo, il bambino comincia a piangere. Quindi, non mi fermerò più! Questa è un'idea terribile, Thomas! Che ne sarà degli altri passeggeri? E finirai col metterti in guai seri con Sir Topham! Credo proprio che abbiate ragione. Oh, cosa faresti? Senza di noi! Così, Thomas si fermò in tutte le stazioni. Ma ogni volta che si fermava, il bambino ricominciava a piangere. Quando arrivò di nuovo alla stazione di Knapford, erano tutti esausti. Oh, grazie al cielo è davvero finita! Mi farò un riposino sul binario di servizio. Oh, un'intera ora di pace prima del prossimo viaggio. Ciao, piccolino. Cucci, 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 cucci. Ma Thomas stava guardando la madre mentre cercava di calmare il suo bambino. Signore, chiedo il permesso di saltare la pausa. Oh.
E perché mai? Voglio fare una corsa speciale senza fermarmi. Così il bambino e la mamma possono riposarsi un po'. Ma Thomas, no, no! E che facciamo se non funziona? Prima ha funzionato. Beh, credo che sia molto gentile da parte tua, Thomas. Ottima idea, puoi andare. Credo che il bambino si stia addormentando. Ehi, ciao Thomas! Bertie, il bambino dorme! Oh! E anche sua madre dormiva. Finalmente tornarono a Napford, dove c'era qualcuno ad aspettarli. Oh, Thomas, grazie per aver fatto da babysitter. Quelli a cui hai badato sono mia moglie e mio figlio. Davvero? Non lo sapevo. Credo proprio che sia la dormita più lunga che si siano fatti da giorni. Non abbiamo ancora scelto il nome da dargli e siamo troppo stanchi. Non mi sorprende. Non sapevo che i bambini fossero così impegnativi. Oggi hai fatto un ottimo lavoro, Thomas. E tu, Albert, credo che meriti una settimana di vacanza. Così potrai dare una mano con il tuo bambino. Oh, grazie, Sir Topham. Forse potremo dargli un nome che ci ricordi di questa giornata. Che ne dici, cara? Certo che sì. Magari potremmo chiamarlo Thomas. Grazie ancora per il prezioso aiuto. È stato un piacere. Mi dispiace di avervi fatto saltare la pausa, Annie e Clarabel. Ma ne è valsa la pena, non è vero? Annie? Clarabel? Credo che stiano dormendo profondamente, Thomas. La verità su Toby. Toby è una delle locomotive più vecchie dell'isola di Sodor. Lavora sempre con il suo fedele vagone Henrietta, portando gli operai dalla cava di Farquhar e ritorno. L'allegro Toby sarà anche vecchio, ma è ancora molto utile. Dovremmo fermarci all'officina, Toby. All'officina? E perché mai? Per le tue piastre laterali. Fanno di nuovo rumore. Oh, non ho tempo di andare all'officina, Henrietta. Lo sai che ho già troppo lavoro da fare qui. Mi dispiace doverti lasciare, ma Sir Topham vuole che porti dei rottami al deposito immediatamente. Tornerò il prima possibile. Beh, non dimenticarti di quelle piastre laterali. Non vorrei mica perderti dei pezzi per strada. E dovresti fare rifornimento di carbone prima di andare. Oh, non devi sempre dirmi quello che devo fare. Smettila, Henrietta. Mi fermerò a fare rifornimento di carbone non appena ne avrò bisogno. A Toby non piaceva molto quando Henrietta gli diceva cosa fare per arrivare al deposito di rottami. Ma Toby aveva finito il carbone. Ho l'impressione che tu stia andando piano oggi, Toby. Lo so, Reg. Non posso farci niente. Sono rimasto a corto di carbone. E non credo proprio che tu ne abbia un po', vero? Scusa tanto, Toby. Io sono una Gru Diesel. Mi dispiace. Ciao, Reg!
Oh, ciao, Toby! Oh, probabilmente avrei dovuto fermare Edward per chiedergli un po' di carbone. Non ti preoccupare, Toby. Sono sicuro che tra un minuto passerà un'altra locomotiva. C'è Thomas! 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 Oh, Annie! Hai visto lì? Toby è al deposito dei rottami! Oh, e sembrava così infelice! Reg, credo che Thomas non mi abbia visto per via di tutti questi rottami. Magari potrei spostarli io, se vuoi. Edward! Edward! Era il campanello di Toby. Non è possibile che stia ancora al deposito dei rottami dopo tutto questo tempo. Reg! 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 Sono qui. Cosa c'è, Toby? Penso che tu stia facendo troppo rumore. Ti dispiacerebbe darmi una mano a fermare una locomotiva, per favore? Non ti preoccupare. Quando ne passerà un'altra, solleverò un rottame molto colorato e lo agiterò in aria. Oh, ottima idea! Come un segnale di allarme! Esattamente. Oh, Reg, Reg, sta arrivando qualcuno! Agita il segnale, presto! Oh, ok, giusto. Oh! Oh, oh, oh. Oh, oh. 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 Mi è scappato. Oh. Ah. Lo sai, Salty? Ogni volta che sono passato al deposito di rottami oggi, ho visto Toby. Anche Clarabel ha visto Toby al deposito dei rottami. Non è vero, Clarabel? Sì, sembrava davvero molto triste. E per niente utile, sapete? Povero Toby. Povero vecchio Toby. Ah, beh. Ah, è per quello allora. Il vecchio Toby sta per essere rottamato. No, Salty, non può essere vero. Toby è ancora troppo utile per essere rottamato. Reg, credo che stia arrivando un'altra locomotiva! Reg? No! Che stai facendo? Lasciami! Ti sollevo in aria! Così chiunque arrivi ti vedrà sicuramente mentre chiedi aiuto! No, Reg! Fermo! Mettimi giù! Oh no! Salty aveva ragione! Il vecchio Toby sta per essere rottamato! Povero Toby! Ah, non ho il coraggio di guardare! No, Reg! Fermo! Mettimi giù! No! La notizia viaggiò in fretta per tutta l'isola. Il vecchio Toby sta per essere rottamato! Oh. Il vecchio Toby sta per essere rottamato! Il vecchio Toby sta per essere rottamato! Rottamato? Rottamato! 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 Scusa, Toby. A questo punto credo che non fosse una buona idea, dopo tutto. No, Reg, non lo era affatto. Ma insomma, dico io, si può sapere come ti è venuto in mente? Stavo solo cercando di rendermi utile. È così triste. Era una locomotiva così buona, Stafford. Lo so. Povero vecchio Toby. Hai sentito la novità, Emily? Il vecchio Toby sta per essere rottamato. Davvero? Sì, è vero. Lo dicono tutti ormai. No, no, no. Ma che... No! Il mio Toby è in perfetta forma. È impossibile che stia per essere rottamato. Non capisco proprio che cosa gli sia preso a tutti quanti oggi. Perché nessuno si è fermato ad aiutarmi? Oh, oh, aspetta un momento, Toby. Credo che stia arrivando qualcuno.
Oh, ciao, Emily. Ciao, Reg. Lo sai che tutti stanno dicendo che Toby sta per essere rottamato? Rottamato? Ma non è assolutamente vero! Ho soltanto finito il carbone! Che ti avevo detto? Era solo un mucchio di stupidi pettegolezzi! Henrietta! Oh, Toby! Non sai per quanto tempo ti ho aspettato! Non ti avevo forse detto di fare rifornimento di carbone? Sì, Henrietta! Lo so che me lo avevi detto e avevi ragione! Scusa! Forse è meglio che ti presti un po' del mio carbone! Alla fine della giornata, Sir Topham radunò tutte le locomotive al deposito di Knapford. Toby! Sei qui! Ma certo, Thomas! Avevo solo bisogno di un po' di carbone! Un attimo di attenzione, per favore! Volevo solo comunicarvi, in modo assoluto e categorico, che Toby, la locomotiva tram, non sta per essere rottamato! Urrà! Toby è ancora una locomotiva operosa e molto utile! E chiunque abbia messo in giro la voce che Toby stava per essere rottamato ha creato molta confusione e probabilmente anche qualche ritardo. Non capisco da dove sia venuto fuori un pettegolezzo così stupido. Non lo so. Non ho proprio idea di chi abbia potuto metterlo in giro. Che idea sciocca. Ops! Le mie piastre laterali! Oh, Toby! Dan ed Art. Era una giornata molto faticosa alla cava di Farquhar. Mavis stava smistando i vagoni indisciplinati per riempirli di pietre pesanti. Oh, Mavis, ferma! Oh, Mavis, oh, ferma, ferma! Oh, Mavis, ferma! Smettetela di lamentarvi e restate immobili! Ciao, Mavis! Ehi là, Thomas! Vagoni vuoti! Erano proprio quello che... Oh! 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 Thomas dovette portare Mavis alla cava dei diesel per la riparazione. Ma adesso chi andrà ad occuparsi della cava? E chi riuscirà a mettere quei vagoni indisciplinati in riga? Non lo so, Mavis, ma sono sicuro che Sir Topham troverà qualcuno. Dan ed Art lavorano insieme alla cava dei diesel di Vicarstown. Dan è una grande locomotiva a trasmissione idraulica ed Art è una piccola locomotiva diesel da manovra. Dan ed Art formano una bella squadra e sono anche grandissimi amici. Oh! Ciao, Thomas! Ciao, Mavis!
Mavis ha avuto un piccolo incidente e ha bisogno di riparazioni. Cerca di prenderti cura di lei, Dart. È un po' nervosa. Io non direi nervosa. È solo che non vedo l'ora di tornare al lavoro, ecco tutto. Oh, scusa, Mavis, non avevo capito che avessi fretta. Il fatto è che... Quello che vuole dire è che cercheremo di rimetterti sui binari il più presto possibile. Sta tranquilla. E fino ad allora avrò bisogno di una locomotiva che prenda il posto di Mavis alla cava. Ben? Proprio io, signore. Ma non vorrà mandarmici tutto da solo? Quello che vuole dire è che noi siamo una squadra, signore. Non possiamo lavorare da soli. Oh, fermi, fermi, fermi! Mavis sarà anche una locomotiva molto utile, ma non servono due locomotive per rimpiazzarla. E poi, Dart, tu servi qui... Altrimenti non resterà nessuno a riparare Mavis. Fa solo in modo di tenere quei vagoni in riga, Dan. Non per niente si chiamano vagoni indisciplinati, lo sai bene. Non ti preoccupare, Dan. Andrai benissimo. Ciao. Bene, allora è meglio mettersi al lavoro. Coraggio. Sì, mettetevi tutti quanti in fila. Oh, chi si crede di essere? Dirci cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare. Il povero Dan non sapeva che i vagoni indisciplinati stavano tirando i freni e questo rendeva molto difficile trainarli. No! Ma non tutti i vagoni avevano il freno tirato. Oh, voi vagoni indisciplinati, siete così... Siete così, beh... Quello che voglio dire... Dart? Dart? Dove sei finito? Gli operai hanno bisogno dei pezzi di ricambio. Scusa, Mavis, non so perché, ma oggi mi sento diverso dal solito. Magari è perché ti manca il tuo migliore amico, Dan. Eh? Certo che è per quello. Ma riflettici. Prima finiscono di aggiustarmi, rimandandomi alla cava, e prima Dan potrà tornare a lavorare con te. Oh, hai perfettamente ragione. Torna subito con quei pezzi. Devi cercare di essere più deciso con quei vagoni, Dan. Prendi posizione. Fagli vedere chi comanda. È così che fa Mavis? Oh, sì! Sa essere davvero molto determinata a volte. Avanti, Dan! Sei una locomotiva grande e grossa. Forza, fatti coraggio! Fa un bel respiro profondo, Dan. Sono sicuro che puoi farcela. Giusto. Adesso gliela faccio vedere. Attento, Toby! Oh! Ah!
Ben? Sì, sto bene. Ma sono molto arrabbiato con questo vagone. Ti sei divertito a lasciare il freno in quel modo? Scusa, Ben. Ecco fatto, Mavis. Adesso è tutto a posto. Pronta a partire? Ormai sei come nuova. Grazie, Dart. Non vedo l'ora di poter finalmente tornare alla mia cava. Allora che aspetti? Prima riesci a tornare a casa, prima il mio amico Dan potrà tornare qui. Mavis era molto felice di poter finalmente tornare alla cava. Sono tornata! Che cosa succede? C'è qualcosa che devo... Oh, ciao, Mavis. È tutto sotto controllo. Oh, oh sì, lo vedo. Questo significa che... per te va bene se torno, perché... Quello che vuoi dire è che... avresti voglia di tornare alla cava dei Diesel adesso? Sì, per favore. Grazie, Dan. Hai fatto davvero un ottimo lavoro qui! Sì! È vero, ha fatto un ottimo lavoro! Dan! Com'è andata? Oh, Dart! È stato fantastico! Beh, non all'inizio, ma dopo... Quello che vuoi dire è che ti sei divertito, ma sei contento di essere tornato. Proprio così, Dart. Sono contento. Anche io. Anche se Dan e Dart avevano dimostrato di poter lavorare separati, erano più felici quando potevano farlo insieme. Un Natale fantasmagorico, parte 2. Andiamo, Diesel. Devi avere le allucinazioni. Sai bene che non esistono cose come i fantasmi. Oh no! Io sono il fantasma del Natale presente! No, non è vero! Io non ti credo! I fantasmi non esistono! Allora devo impegnarmi nell'interpretazione. Tu non dovresti farti da parte, Diesel! Tu dovresti essere contento di tutto il lavoro extra che il Natale porta con sé! Oh, contento? E perché mai dovrei essere contento del lavoro extra? Perché è l'unico modo per rendere felici gli altri, naturalmente. Chiudi gli occhi, Diesel, e pensa. Pensa ai sorrisi sui volti delle persone quando vedono quelle lucine colorate e cantano le canzoni di Natale. E pensa alle risate e alla gioia che provano quando aprono i loro regali. E pensa allo sguardo felice di Sir Top Matt quando finalmente addenta il suo dolce di Natale. Diesel? I fantasmi non esistono! Non esistono! I fantasmi non esistono! I fantasmi non Diesel esistono! Diesel andava così di corsa che non si accorse del binario danneggiato su cui era deragliato anche Paxton. Aiutatemi! Aiuto! 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 Thomas, sei proprio tu? Sei venuto per aiutarmi? Scusa, Diesel, ma sono davvero troppo occupato. È quasi l'alba e ho parecchie faccende da sbrigare. Oggi si terrà il grande pranzo di Natale del Conte! Thomas! Aspetta! Mm.
ne sei proprio sicuro, Thomas? Sì. Scarica tutto, Whiff! Non sembri neanche tu, Thomas! Perfetto! L'idea è proprio quella! Cos'è questa... questa... puzza? Ah? Aiuto! Per favore, qualcuno mi aiuti! Io sono il fantasma del Natale futuro! Oh, no! Questo è il peggior Natale della mia vita! Se pensi che questo sia il peggior Natale della tua vita, è meglio che tu sappia come saranno i tuoi Natali futuri! Se non cominci ad aiutare gli altri smetteranno di aiutarti! E tu rimarrai da solo! Da solo per sempre! Per sempre! Aiutatemi! Vi prego! Non voglio rimanere da solo! Nel frattempo, al castello, il conte si stava preparando per accogliere i suoi ospiti. Oh, buon Natale, mio caro Percy! I regali vanno laggiù, per favore! Oh, è arrivato il coro, finalmente! Meraviglioso! Oh, la 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 la! Oh, e adesso è arrivato anche il cibo per il pranzo! Ma dove sono finiti tutti gli ospiti? Thomas, sei venuto per aiutarmi? Sì, Diesel, certamente! Non potevo mica abbandonare una locomotiva che è finita fuori dai binari! Oh, grazie, Thomas! Grazie, grazie. Tutto a posto. Oh, sono leggero come una piuma e sono felice come un bambino. Se c'è qualcosa che posso fare per aiutarti, fammelo sapere, e io lo farò. Davvero? Sei sicuro di quello che hai detto, Diesel? Sì, Thomas, sono sicurissimo, te lo giuro, eh? Oh, potrei riportare Rocky al centro di ricerca e salvataggio, che ne dici? Grazie, Diesel. Mi saresti davvero di aiuto. Io devo portare gli ospiti al grande pranzo di Natale del conte. Finalmente, Thomas arrivò a Knackford per prendere i passeggeri. Aveva così tanta fretta di partire verso il castello di Ulstead che lasciò indietro un passeggero molto importante. Eh? Oh, aspettatemi! Diesel aveva riportato Rocky al centro di ricerca e salvataggio e si sentiva molto orgoglioso di se stesso. Non pensavo che l'avrei mai detto, ma ci si sente bene a rendersi utili. Sì, è proprio così. Oh. No! Non un altro fantasma! Oh, la mia caviglia! Signore! Ma lei non dovrebbe essere al castello! Sì, ma non saprei proprio come andarci. Buon Natale, signore! Benvenuti al mio grande pranzo di Natale! Ma dov'è Sir Topham?
C'è posto per uno in più? Sì. Che il grande pranzo di Natale abbia inizio! Auguri! I fantasmi avevano ragione, è davvero bellissimo rendersi utili e vedere tutti, tutti felici. Ben fatto, Thomas. Il tuo piano ha funzionato. Diesel adesso è diventato una locomotiva molto utile. Ti auguro buon Natale, Diesel. Buon Natale anche a te, Thomas. Auguro buon Natale a tutti. Solti il marinaio. Il porto di Brendam di solito è un posto molto trafficato. Solti e Porter sono sempre con le ruote in movimento e il gancio di Cranky non smette mai di oscillare. Ma a volte è completamente deserto, il che dà a Solti l'occasione di raccontare una delle sue storie. Ah, marinaio! Il porto sembra tranquillo oggi! Troppo tranquillo per i miei gusti. Era un giorno proprio come questo, quando il calamaro gigante di Sodor è apparso per la prima volta. Ah, bene, eccolo che ricomincia. Era davvero enorme. Aveva occhi grandi come le ruote di un diesel e i tentacoli... Ciao, Porter. Ciao, Solti. Ah, come va, Thomas? Stavo giusto raccontando al giovane Porter qui del calamaro gigante del mare di Sodor. Ah, Solti, ho un compito davvero molto speciale per te. Oh, speciale? Per me? E che lavoro è? C'è un cantiere navale sulla terraferma che è molto trafficato, sono a corto di locomotive e hanno bisogno di te. Signor sì, sarò molto felice di unirmi alla ciurma. Però il ponte di Vicarstown è in riparazione, quindi dovrai viaggiare fino alla terraferma per mare. Per mare? Sei contento, vero Solti? Ah, beh, io c'è così tanto da fare qui, capitano? Il caos potrebbe scatenarsi da un momento all'altro. Sono sicuro che Porter ce la può fare. Ah, va bene, signor sì, ma io veramente... Visto quanto sono occupato? Oh, occupato. Mi dispiace, Solti, ma è già tutto deciso. C'è molto più da fare sulla terraferma che qui. Ma io... Bene, Cranky. Mi hanno detto che questa nave va sulla terraferma. Stai pronto a imbarcare, Solti, per favore. Con vero piacere! Ma dov'è finito, Solti? Oh, Solti? Qual è il problema, Solti? Sembra spaventato. State zitti lì dietro. Non riesco a trovarlo, signore. Dove sarà andato? Sciocchino di un diesel fanfarone. Buongiorno a tutti! Ehi, dove sono i miei vagoni? Non così veloce, Solti! Rallenta! Dove ci stai portando? A Wellsworth, naturalmente! Solti consegnò i vagoni alla stazione di Wellsworth, ma non aveva nessuna voglia di tornare al porto. Adesso devo trovare assolutamente un altro modo per tenermi occupato. Ma non è possibile. Che seccatura. Possibile che sia terribilmente così in ritardo. Scusate il ritardo, ma... Non c'è nessuno qui. I tuoi passeggeri se ne sono andati. Andati? Ma chi può averli presi al posto mio?
Salty stava portando i passeggeri di Thomas a Knapford, in un vecchio vagone che aveva trovato nel piazzale. Thomas si affrettò per raggiungerlo. Salty, che ci fai tu qui? Non dovresti essere al porto a smistare vagoni a quest'ora. Sì, trasportare passeggeri non fa per te. Ah, beh, è una lunga storia. E dovrà aspettare. Qualcuno di voi per caso ha visto Salty? Andiamo! Oh, cielo! Salty! Fermati! Salty non sapeva più cosa fare a quel punto, ma sapeva che non aveva alcuna intenzione di tornare al porto. Salty! Salty! Che ci fai nascosto qui? Sir Topham ti ha scelto per un lavoro speciale sulla terraferma. Pensavo che saresti stato felice. Ma il problema è proprio arrivare sulla terraferma. Non so se mi spiego. Ma sarai già andato per mare prima d'ora? Centinaia di volte. Sì, il fatto è che io... Non sono mai stato su una nave in vita mia. Non sei mai stato su una nave? No. Ci sono pericoli diabolici che si nascondono in mare! Calamari giganti! Terrificanti serpenti marini! Thomas, mostri acquatici! Dai denti affilati! Sei sicuro che tutte queste storie siano vere? Oh, ma certo che lo sono! Non sai quanti racconti terrificanti si sentono ogni giorno giù al porto! Non te lo immagini! Ma non sei tu a inventarti tutte quelle storie, Salty? Potrei aver fantasticato su un paio di quegli strani racconti, ma il divertimento è proprio quello, sai? Ti ricordi quella volta che ci hai spaventato tutti quanti con la storia dei pianali della paura? Oh, sì! La storia dei pianali della paura! E che mi dici del mostro di Brendam? Quella me l'ero dimenticata! E poi il vagone con frenatore fantasma. Magari è vero che lascio che la mia immaginazione corra un po' troppo certe volte. E magari è la tua immaginazione che ti fa credere che andare per mare sia spaventoso. Sono sicuro che un viaggetto sulla terraferma non può essere così male, Salty. L'indomani mattina, Salty tornò di buon'ora al porto di Brendam e lasciò che Cranky lo caricasse sulla nave. Ben fatto, Salty! Lavoro sodo sulla terraferma! Ci vediamo presto! Io non ne sarei tanto sicuro! Non c'è niente da temere! Niente da temere! Niente da temere! Niente da temere! Bon voyage! Fai buon viaggio! Non c'è niente da temere! Niente calamari, né serpenti e neanche mostri marini dai denti affilati! Niente? Non è poi così male? Allora, passare la vita sulla cresta dell'onda non è una cosa così spaventosa, dopo tutto! Qualche settimana più tardi, al termine del lavoro sulla terraferma, Salty tornò al porto di Brendam. Eccoti qui, Salty! Bentornato all'asciutto, caro mio! Com'è andata, Salty? Ti sei goduto la tua prima volta per mare? Non è stato un viaggio tranquillo, marinaio. Mari in tempesta, terrificanti mostri marini, onde spaventose alte come montagne altissime! Bene, eccolo che ricomincia. Squali grandi come transatlantici, terrificanti mulinelli, per non parlare della piovra mangia locomotive! Oh.
oggetti smarriti. Era la fine di un'altra intensa giornata quando Thomas tornò alla stazione di Knapford. Sir Topham lo stava aspettando. Ah, Thomas, ho appena ricevuto delle notizie. Domani ci sarà un'ispezione sulla ferrovia di Sodor e la squadra vorrà ispezionare dappertutto. Oh, accidenti! Se dovranno ispezionarci avremo bisogno di una bella pulizia. Infatti, i miei passeggeri hanno dimenticato ogni genere di cose. Di nuovo. Anche i miei. Guardi. Ah, va bene. Portateli all'ufficio oggetti smarriti. Vediamo cosa c'è qui. Bene. Oh, molto carino. Oh, ma guarda un po'. Qualcuno la starà cercando. Speriamo che l'ufficio oggetti smarriti sia in grado di scoprire a chi appartengono. Oh, e questo cos'è? Oh, è molto divertente. Oh, giusto, Thomas. È meglio che porti Annie e Clarabel al lavaggio. Vi voglio tutti puliti e pronti per l'ispezione di domani. Sì, signore. L'indomani mattina, Sir Topham arrivò al deposito di Tidmouth per controllare le sue locomotive, prima dell'arrivo degli ispettori. Eccellente! Siete davvero splendenti! E sapete bene quanto questo sia importante per la ferrovia. Ma non importante quanto l'affidabilità e la puntualità, Sir Topham. Naturalmente, signori. Bene, da dove vorreste cominciare l'ispezione? Oh, credo proprio che cominceremo dalla locomotiva numero uno. Non dimenticare, Thomas, oggi hai molte consegne da fare. Quindi è più importante che mai essere puntuali e rendersi utili. Non preoccupatevi, Annie e Clarabel. Che cosa potrebbe mai andare storto? Oh! Ops! Chiedo scusa a tutti! Cielo, fa un gran caldo qui dentro. Mi permetta, signorina. Oh, è bloccato. Finestrino bloccato. Oh, mi scuso. Lo farò sistemare alla prossima stazione. Oh, temo che non stiamo facendo una buona impressione. Non ti preoccupare, Annie. Aggiusteremo tutto in men che non si dica. Alla stazione di Draio salì un gruppo di scolari dispettosi che cominciò a causare ancora più problemi. Su, giovanotto, scusati immediatamente. Scusi! Basta adesso! Oh, che ragazzini maleducati! Non ti preoccupare, Annie. Credo che scenderanno alla prossima stazione. Ne ho abbastanza, giovanotto! No! No! Il cavo di emergenza, no! Sono vivaci! Ma di solito non sono così. Deve essere il sole. Oggi fa veramente caldo! Faremo sicuramente tardi. Credi di farcela finire tutte le consegne, Thomas? Oh, povero me. Thomas ce la mise tutta per recuperare il tempo perso. Ma tutto sembrava remare contro di lui quel giorno. Che cosa succede? Oh, non ci credo. Un altro ritardo. Saremo a destinazione in un batter d'occhio, signori. Oh,
Finalmente l'ispezione di Thomas era finita. Oh, era ora. Oh, povero me. Mi dispiace per tutti questi ritardi, signore. Oh, non potevi farci niente, Thomas. Comunque, ora devo andare. Non sei l'unica locomotiva a dover essere ispezionata. Buona fortuna! Erano passate molte, molte ore da quando Thomas tornò alla stazione di Knapford, non appena terminate tutte le sue consegne. Thomas, guarda cosa abbiamo trovato quando te ne sei andato! Altri oggetti smarriti! Era sul pavimento di Annie! Ma quello è l'orologio dell'ispettore scontroso! Dobbiamo riportarglielo immediatamente! O la ferrovia si beccherà un rapporto ancora peggiore! Così Thomas, Annie e Clarabel partirono alla ricerca degli ispettori per restituire l'orologio d'oro. Alla fine, Thomas li trovò, mentre ispezionavano Gordon e il treno espresso. Perché ti stai fermando, Thomas? Dobbiamo fermare Gordon! Signore, devo parlarle immediatamente. Oh, non è affatto necessario che mi chiami signore, Thomas, caro. Non stavo parlando con te, Gordon. Si può sapere che succede, Thomas? Annie ha trovato un orologio d'oro sul suo pavimento. Non volevamo che finisse in altri guai dopo tutti i ritardi di questa mattina. Questo poi è incredibile. Non mi ero neanche accorto di averlo perso, Thomas. Ti ringrazio. Non c'è di che, signore. Questo orologio mi è stato regalato per festeggiare i miei 20 anni di lavoro per le ferrovie. Grazie ancora. Mi sarei rattristato parecchio se lo avessi smarrito. Hai fatto la cosa giusta prendendo l'iniziativa di venire a cercarci, Thomas. Iniziativa, signore? Questo significa che hai capito come risolvere il problema da solo. Tu non sei soltanto una locomotiva molto utile, sei anche molto gentile. La ferrovia potrà ricevere dei commenti entusiastici e tu, Annie e Clarabel, riceverete una menzione speciale. Oh, no, ma che è troppo gentile! Oh, no. Oh! Grazie, signore. Penso sia meglio che torni alla mia linea secondaria. E noi dobbiamo tornare sulla terraferma, se Gordon è d'accordo. Ma certamente, signore! Veloce e lesto, io rimorchio il treno espresso! Ops! Scusate, signori! Questi giochi sono divertenti. Posso? Molto divertenti. No! Oh no, di nuovo!
Un Natale fantasmagorico, parte 1. Natale è il periodo dell'anno più caotico per le locomotive di Sodor. Ci sono più passeggeri e molte più consegne rispetto a qualsiasi altro periodo. Buon Natale, Thomas! È tutto pronto per il grande pranzo di Natale del conte? Non ancora, Edward. Devo portare questi cantanti a fare le prove. E poi devo portare tutti quei vagoni su al castello. Sei davvero molto impegnato, Thomas. Oh, santo cielo! Buongiorno, signore, e buon Natale! Temo che non sia un buon Natale per me al momento, Thomas. Dovrei essere al porto di Brendam, ma mi sono slogato una caviglia e non posso guidare. Oh, non potresti accompagnarmi tu? Oh, mi piacerebbe aiutarla, signore, ma devo portare i cantanti a fare le prove e poi devo prendere importa. I vagoni. Non preoccuparti per me. Ma se uno dei miei amici potesse aiutarmi, signore, sono certo che potrei darle una mano. Felice Natale, Diesel! Ah, per quale motivo dovremmo essere felici? Mi chiedevo se potessi aiutarmi. No, Thomas, non posso proprio farlo. Sono impegnato. Ah, Diesel è una locomotiva utile quanto una fornace di cioccolato. Emily! Fortunatamente, Emily fu felice di aiutare Thomas. Così lui poté portare Sir Topham al porto di Brendam. Sbrigati a portarmi quel pianale, Salty! Le catene si stanno allentando! Ah! L'impianto di carburazione è ghiacciato! Non ce la farò mai ad arrivare in tempo! Oh! Diesel, aiutami! Ti prego, cerca di spingere quel pianale sui binari! Non prima farò che... proprio un bel niente! Ho già abbastanza faccende da sbrigare, non posso fare anche il vostro lavoro! Corpo di mille balene! L'albero! Oops! Se ti fossi degnato di aiutarci, Diesel, questo non sarebbe mai successo. Non è un mio problema, chiaro? Ma, Diesel, Natale significa fare delle buone azioni. Fesserie. Alla fine, l'enorme albero di Natale fu caricato su un pianale che Paxton doveva consegnare al castello di Ulstead. Avanti su! È agganciato bene! Oh, è pesante! Credo proprio che mi servirà una mano. Oh, magari Diesel potrà aiutarti. Non ha più nessun vagone con sé. Ah, vi ho già detto che sono occupato, chiaro? Oh, Diesel... Paxton partì alla volta del castello, ma il pesante albero di Natale si muoveva così tanto che le catene si stavano allentando. E senza una locomotiva che vedesse cosa stava accadendo, non c'era nessuno che potesse avvertire Paxton. Aio! Buon Natale! Beh, quante fesserie! Diesel, sei venuto ad aiutarmi, ti ringrazio! No, ti sbagli! Qualche altra locomotiva che ci tiene tanto a rendersi utile passerà di qui prima o poi! Ma è... Oh. Paxton, tutto bene? Sì, sto bene. Sono solo un po' fuori dai binari, ecco tutto. Quei binari hanno proprio bisogno di essere riparati. Ma non era Diesel quello che è appena passato? Sì, ma credo che Diesel sia davvero molto occupato oggi, Thomas. Mi piacerebbe trovare un modo di insegnare a quell'egoista di Diesel
che cosa significa rendersi utili per davvero. Quella sera, quando Diesel tornò, trovò il deposito dei Diesel misteriosamente deserto. Ciao! Sono tornato! Dove siete finiti tutti? Ok, ho capito. Adesso potete smetterla di fare gli spiritosi. Oh, che cos'era? Chi c'è qui? Aiuta! Sono il fantasma di Marley! E sono qui per avvisarti di smettere di comportarti da locomotiva così egoista. Credo che ci serva più vapore. Ti prego, ma tu riceverai la visita di altri 3 fantasmi prima della notte di Natale. Ser Topamat ha detto che devi andare al porto stanotte, oppure avrai molti problemi. Molti problemi? Il piano che hai architettato è divertente, Thomas. Diesel si affrettò per raggiungere il porto. Quel fantasma l'aveva spaventato e non gli piaceva affatto l'idea di ritrovarsi in guai ancora peggiori. Signore, è qui per caso? Cranky, sei stato tu? Io sono il fantasma del Natale passato! Io devo andare. Credo che Thomas abbia bisogno del mio aiuto allo scalo di smistamento. Tu? Chi aiuti Thomas? Quando è stata l'ultima volta che hai aiutato qualcuno, Diesel? Torniamo indietro a dare un'occhiata, ti va? Non ti sei reso utile quella volta che hai buttato quei vagoni in mare, non è vero? Non sei stato d'aiuto quando hai buttato il latte su Ser Topham, non è così? Senza dubbio, non sei stato di nessun aiuto quando ti sei rifiutato di spostare quel pianale ieri! Povero vecchio Solti! Oh! Allora, come ti è sembrato il povero vecchio Solti? Spettrale! Bravo!